Noi siamo in compagnia di Marco Annunziata, founder di Annunziata più Design Advisors. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buon pomeriggio, grazie. O forse per te buongiorno, giusto? Sì, per me qui è ancora mattina, sono a Miami negli Stati Uniti, quindi siamo in tarda mattinata. Perfetto. Allora, io vorrei partire ovviamente con un commento dopo la reazione dei mercati molto molto positiva alla nuova amministrazione. Secondo te, ecco questo rialzo, questi nuovi massimi storici che addirittura li abbiamo visto anche dal Russell 2000, sono legati alla nuova amministrazione o c'è qualcos'altro dietro come la possibilità di approvazione di questo pacchetto di stimoli fiscali molto molto ambizioso? Sì, secondo me è una combinazione di fattori, cioè in primo luogo c'è un sentimento, un atteggiamento molto positivo all'interno del paese, un senso di sollievo, soprattutto da parte delle televisioni, dei giornali, sollievo per la partenza, l'uscita di scena di Trump e quindi molto entusiasmo per l'arrivo di Biden. Quello che secondo me sarà più importante dal punto di vista dei mercati è il numero uno, l'arrivo di questo pacchetto fiscale che, come hai detto tu, è anche un motivo molto importante per l'ottimismo sui mercati, l'andamento delle azioni. In secondo luogo, l'altro fattore importantissimo sarà la rapidità con cui continueranno le vaccinazioni e quindi la rapidità con cui si potrà procedere a riaprire l'economia. Quello secondo me è il fattore di gran lunga più importante. Assolutamente sì, che tra l'altro è anche un fattore fondamentale per l'Europa, per l'Italia, ma soprattutto per l'Europa che ha citato anche Christine Lagarde oggi, perché ci sono dei ritardi notevoli di Pfizer per quanto concerne la distribuzione nei confronti dell'Europa, ovviamente. Questo problema per il momento non esiste negli States. Ecco, volevo appunto sentire anche il tuo parere perché subito si è messo al lavoro Biden, ovviamente firmando 17 ordini esecutivi. Potrà migliorare la distribuzione del vaccino negli States con la nuova amministrazione? Potrebbe migliorare la situazione con le nuove misure, magari le mascherine e così via, introdotte appunto ieri? L'ordine esecutivo sulle mascherine, secondo me, è un po' per fare scena, perché tutti i sondaggi di opinione indicavano che la maggior parte degli americani già da molti mesi portano la mascherina, quindi quello non credo avrà nessun effetto. Dal punto di vista dell'efficienza della distribuzione del vaccino, vedremo, Biden è partito con le intenzioni giustissime. La mia preoccupazione è che potremmo riscoprire il fatto che molta della gestione della pandemia negli Stati Uniti, essendo un sistema federale, avviene a livello locale, a livello dei singoli stati. Per cui vedremo in che misura il governo federale, il governo centrale sarà in grado di assicurare una maggiore efficienza nella distribuzione del vaccino. Chiaramente speriamo di sì. Per il momento farei notare che già adesso, già ad oggi, l'America è uno dei paesi che ha vaccinato la maggior percentuale della sua popolazione dopo Israele, dopo il Regno Unito, e il numero dei nuovi casi di Covid, la media mobile, è già calata del 20% nell'ultima settimana, quindi prima ancora dell'inaugurazione. Farei un altro commento, se mi permetti, che gli ordini esecutivi del primo giorno hanno anche però confermato un po' delle mie preoccupazioni sulla possibile politica economica di questo nuovo governo, in particolare l'ordine esecutivo che annulla il precedente ordine esecutivo di Trump, che chiedeva a tutte le agenzie di governo di eliminare due regolamentazioni per ogni regolamentazione nuova che veniva messa in essere. Quindi questo dà l'idea di un nuovo governo che sarà molto più favorevole invece a regole e lacciuoli, che a mio parere hanno un effetto frenante sull'economia. No, infatti volevo anche capire che cosa ti aspetti dall'aspetto economico anche, perché comunque sono già il livello del debito pubblico è già elevatissimo a massimi storici. Che cosa potrebbe accadere appunto, visto che il piano di stimoli fiscali è ancora più ambizioso, a questo punto si spende ancora di più. Quanto è preoccupante questo fatto? È sicuramente preoccupante in prospettiva, quindi questo aumento molto forte del debito pubblico probabilmente non creerà problemi nei prossimi 12-18 mesi perché i tassi di interesse con tutta probabilità rimarranno bassi. Però
però crea un ulteriore elemento di possibile instabilità finanziaria, un elemento di rischio per il lungo periodo. L'altro elemento che però a me crea più preoccupazione è il seguente: adesso avremo un'economia che, se riusciamo a riaprirla grazie al vaccino, ripartirà già a ritmi serrati e ripartirà con gran forza, anche perché sia tutti gli individui, tutti i cittadini americani hanno aumentato molto i loro risparmi grazie agli aiuti fiscali già distribuiti. Adesso questa idea che si può lanciare un pacchetto fiscale enorme e che con i tassi di interesse bassi il governo può indebitarsi senza limite, secondo me crea il rischio che a livello di politica di governo non ci si fermi troppo a pensare quali sono le priorità, le azioni più importanti per rilanciare la crescita. Se il debito si può aumentare all'infinito senza problemi, allora in teoria si può spendere tantissimo su tutto senza stare a pensare quali sono le misure più importanti. Quindi questo a me fa un po' paura, mi crea un po' di preoccupazione per la crescita per quanto riguarda il lungo periodo, il medio termine. Quindi nel 2021 comunque avremo un rimbalzo molto forte dell'economia. Ecco, invece, appunto, siccome siamo alla vigilia dell'incontro della Fed, che sarà settimana prossima, il martedì e mercoledì, ovviamente, annuncio e conferenza stampa, senza alcun dubbio la scorsa volta la BCE ha fatto dei grandi annunci, questa volta giustamente ha dato un approccio wait and see, dico anche giustamente perché ha già fatto abbastanza fino a questo punto, e bisogna anche vedere come andrà a svolgersi sia la campagna delle vaccinazioni, ma non solo, anche come si svolgerà questa nuova variante che è arrivata qua in Europa dalla Gran Bretagna e anche Sudafrica. Invece, per quanto riguarda gli Stati Uniti, che cosa possiamo attenderci da Jerome Powell? Tra l'altro vorrei sottolineare che sarà il primo incontro della Fed sotto la nuova amministrazione, e lui dovrebbe sentirsi anche un po' più tranquillo, lo dico solo perché Trump ha sempre messo tantissima pressione sul governatore della Fed in questi 4 anni di amministrazione. Mi aspetterei senz'altro che Biden sia più diplomatico e più elegante, e quindi si astenga da fare pressioni, almeno in pubblico, sulla Fed. Comunque la Fed già ha indicato la sua intenzione di mantenere un atteggiamento estremamente, estremamente forte a supporto, a sostegno della crescita economica. Quindi da questo punto di vista Biden non dovrebbe avere nulla di cui lamentarsi. Secondo me quello che vedremo da parte della Fed in questa prima riunione sotto la nuova amministrazione sarà un riaffermare l'intenzione dell'autorità monetaria di continuare a mantenere condizioni finanziarie il più possibile favorevoli, quindi di sostenere lo sviluppo economico e quindi di continuare anche ad aiutare lo sforzo del governo. Quindi sicuramente la Federal Reserve indicherà l'intenzione di continuare a comprare titoli di Stato, facilitando quindi il compito del Ministero del Tesoro, che ha la sua intenzione di lanciare questo programma di stimolo fiscale enorme, che comporterà quindi l'emissione di ulteriori titoli in quantità estremamente ingenti. Ecco, devo dire che dopo l'ultima riunione della Fed c'è stata un po' di delusione. Tu, secondo te, c'era motivo per questa delusione o meno? Secondo me no, perché la Federal Reserve ha già indicato, che anche nella riunione precedente, ha indicato la sua intenzione netta e precisa di permettere, addirittura di augurarsi, che l'inflazione riparta il più rapidamente possibile, poi l'intenzione di non sicuramente non tirare i freni in maniera prematura, quindi lasciare che l'inflazione salga sopra il tasso obiettivo del 2% e che rimanga sopra il 2% per un certo periodo. Ora, c'è stata la delusione dei mercati, secondo me c'è stata perché Powell ha indicato queste sue intenzioni in maniera abbastanza elastica, quindi ha fatto capire che la Federal Reserve comunque osserverà l'atteggiamento, l'andamento dei mercati e l'andamento dell'economia e si regolerà di conseguenza. Non ha promesso di tenere i tassi a zero per 20 anni, come forse avrebbero voluto i mercati, ma è stata una delusione da parte dei mercati, secondo me ingiustificata, perché non c'è dubbio che questa Federal Reserve manterrà un atteggiamento estremamente forte e dedicato al sostegno non solo dell'economia ma anche dei mercati finanziari per un lungo periodo. Perché da questo punto di vista ogni atteggiamento di delusione o disappunto o di critica alla Fed è fuori luogo. Sì, assolutamente sì, perché la Fed è stata veramente veloce a reagire e a sostenere la liquidità sui mercati,
E anche sull'economia, che lì diciamo che è arrivata forse, non lo so se è arrivata anche da tutte le parti, però è arrivata un po' più tardi, in un momento un po' più lontano. Invece volevo appunto sapere che cosa potrebbe cambiare per l'economia soprattutto, ma anche per i mercati, questa collaborazione che sarà sicuramente più rafforzata tra il Tesoro e la Fed, anche perché il nuovo segretario del Tesoro, Janet Yellen, lei era già il governatore della Fed, perciò conosce molto bene il lavoro e sicuramente hanno una stima reciproca, c'è cioè una stima reciproca tra lei e Powell. Sì, è un punto molto importante e sarà una cosa molto interessante da seguire, perché sotto la presidenza di Trump ci siamo molto preoccupati dell'indipendenza della banca centrale, perché Trump faceva pressioni esplicite in pubblico alla banca centrale in maniera totalmente sbagliata e anche completamente non necessaria. Secondo me, dal punto di vista della sostanza, però, le preoccupazioni per l'indipendenza concreta di fatto della banca centrale diventano più forti adesso, perché con una cooperazione molto stretta fra la Federal Reserve e il Tesoro, fra Jay Powell e Janet Yellen, in una situazione in cui il Tesoro ha intenzione di indebitarsi sempre di più, contando sulla Federal Reserve, perché la Federal Reserve si prenda la responsabilità di mantenere bassi i costi di finanziamento per il governo, torniamo a una situazione che in qualche modo riecheggia quella dell'Italia prima del divorzio della banca, tra la Banca d'Italia e il Tesoro, quindi non dal punto di vista legale, ma dal punto di vista concreto della sostanza. Ora, per il momento, con tanti tassi di interesse bassi, inflazione bassa, non è un problema. Se l'economia riparte in maniera più decisa e vediamo nel corso del 2021 un risveglio dell'inflazione, il lavoro di Powell diventerà più delicato e più difficile, le cose si faranno interessanti anche per quanto riguarda le implicazioni per i mercati finanziari. Assolutamente sì, vorrei farti una domanda che ovviamente non c'entra molto con l'outlook economico, però vista la reazione dei mercati di ieri possiamo aspettarci nuovi record e massimi storici legati al pacchetto di aiuti fiscali o è già stato scontato a tuo avviso? Nessun economista è in grado di prevedere l'andamento dei mercati finanziari, quindi hai chiesto alla persona sbagliata. Comunque, siccome tutti gli economisti hanno l'abitudine di fare previsioni su cose che non conoscono bene, lo farò anch'io e secondo me sì, è probabile, mi auguro, che i mercati raggiungano nuovi livelli record, non tanto perché non abbiano, hanno già scontato, secondo me, il livello di pacchetto fiscale che è stato annunciato, ma adesso, secondo me, entrerà in gioco anche l'aspettativa, la speranza che col vaccino in fase di distribuzione, il 2021 veda veramente un ritorno alla normalità economica, sociale, di vita, cosa che anch'io mi auguro tantissimo. Ecco, ti faccio per ultima domanda invece una domanda di una previsione che secondo me potresti fare, ovvero il target di inflazione sono visibili? I target di inflazione, secondo me, sì. Secondo me adesso la pandemia ha dato anche una botta alla parte produttiva dell'economia. E secondo me la domanda nell'economia americana soprattutto ripartirà molto più velocemente dell'offerta. Quindi secondo me nel corso del 2021 vedremo l'inflazione ritornare all'obiettivo del 2% e forse anche un po' più alta. Grazie mille a Marco Annunziata, Annunziata PU Design Advisors. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di questa Grazie mille. giornata.